Ciao ragazze! Di rapimenti alieni ne ho parlato più volte in passato. Alcuni risultano così convincenti da sembrare totalmente credibili. Il caso di oggi però non rientra del tutto in questa categoria. Quella di Frank Fontaine è una vicenda che alla fine degli anni 70 e nei primi anni 80 fece scoppiare un enorme dibattito in Francia. Nessuno sa come andarono effettivamente le cose, ma le ipotesi che sono emerse per spiegare il caso logicamente potrebbero risultare ancora più impressionanti di un vero rapimento alieno. Ecco quindi, Frank Fontaine, rapimento alieno, farsa o cospirazione governativa? La mattina del 25 novembre del 1979, Frank Fontaine si trovava in compagnia dei suoi amici Jean-Pierre Prévost e Salomon Denis. Dovevano caricare dei capi d'abbigliamento nel bagagliaio della sua macchina, che avrebbero dovuto vendere quello stesso giorno nel mercato di Gisors. Una volta terminato, Frank si mise alla guida della vettura, Prévost si sedette accanto a lui e Denis sul sedile posteriore. Ma al momento di accendere la macchina, la stessa non ne volle sapere di mettersi in moto. Mentre cercavano di capire l'origine del problema, d'improvviso Prévost notò nel cielo, a poca distanza dalla macchina, uno strano oggetto luminoso. Allarmato, avvisò i due amici. Poi, lui e Denis corsero in casa per prendere una macchina fotografica ed immortalare la scena. Ma la macchina era priva di rullino e per quanto cercassero, non furono in grado di trovarne uno. Passarono alcuni minuti e Prévost si recò alla finestra dell'appartamento per vedere se l'oggetto luminoso si trovasse ancora lì fuori. E la scena che gli si presentò fu davvero terrificante. L'enorme oggetto si trovava ora proprio sopra la loro macchina e dalla sua base un fascio di luce la stava investendo. Scese le scale il più in fretta possibile per raggiungere Fontaine, ma quando arrivò al parcheggio era troppo tardi. La portiera della macchina era aperta e Frank era scomparso. Pierre e Salomon lo cercarono ovunque, ma sembrava essersi volatilizzato. Dopo due ore di estenuante ricerca, decisero di rivolgersi alla polizia. Gli agenti ascoltarono con attenzione la loro versione dei fatti, ma si dimostrarono molto scettici a riguardo. Subito dopo, li accusarono di omicidio. Li sottoposero a numerosi interrogatori, ma i due giovani si mantennero sempre fedeli alla loro versione. Nonostante questo, la polizia di Cergy-Pontoise iniziò la ricerca del presunto cadavere. Per una settimana setacciarono la zona dove il giovane sarebbe scomparso, ma senza trovare nulla, neppure un indizio del presunto crimine. Fino a quando, la mattina del 3 dicembre, alla stazione di polizia giunse la chiamata di un abitante di Pontoise, che affermò di aver trovato un ragazzo incosciente, riverso su un prato, vicino alla centrale elettrica. La descrizione coincideva con quella di Fontaine ed effettivamente si trattava di lui. Interrogato disse di non ricordare nulla e di non essere stato da nessuna parte. Era convinto che fosse ancora il 25 novembre. L'ultima cosa che ricordava era di trovarsi seduto nella sua macchina e di aver visto un'intensa luce che lo avvolgeva. Poi si sarebbe risvegliato nel prato in cui lo trovarono gli agenti di polizia. Giornalisti ed ufologi si interessarono subito alla storia e cercarono di ottenere dal ragazzo una dichiarazione. Ma Frank rifiutò qualsiasi tipo di intervista. Era confuso e non aveva idea di cosa fosse successo realmente durante la settimana in cui risultò scomparso. In seguito accettò di sottoporsi ad una seduta di ipnosi regressiva. E fu lì che i ricordi emersero con forza. Durante la seduta, Frank raccontò di essere stato in una sala completamente bianca, circondato da alcuni esseri. Non li chiamò mai extraterrestri, ma la loro descrizione non faceva pensare ad umani. Dopo alcuni mesi di studio del caso, il GEPAN, gruppo di investigazione di fenomeni aerospaziali non identificati, giunse alla conclusione che la storia di Fontaine fosse semplicemente una farsa. Le prove presentate dai protagonisti non erano concludenti e di fronte alla totale assenza di prove non si poteva far altro che considerare il tutto un'invenzione.
l'opinione pubblica si divise in due. Chi credeva alle conclusioni del Japan e chi continuava a difendere la versione dei tre amici. Alcuni mesi dopo, Prevost richiese un'intervista ad alcuni giornali nazionali per fare un'altra incredibile dichiarazione. Un extraterrestre di nome Auro si sarebbe messo in contatto con lui, raggiunto sulla Terra per trasmettere un messaggio di pace all'umanità, e lo avrebbe fatto in persona durante la notte del 15 agosto 1983, in un punto preciso di Pontoise. Furono in molti a recarsi sul luogo indicato quel giorno per ascoltare il messaggio dell'alieno, ma come c'era da aspettarselo, rimasero tutti delusi. Nessun extraterrestre si presentò mai. Alla fine Prevost cedette. Nel dicembre del 1983 confessò di essersi inventato tutto, anche il rapimento alieno di Fontaine, e di aver convinto i suoi amici a partecipare all'inganno. La vicenda potrebbe concludersi qui, etichettata come uno scherzo di cattivo gusto. Ma la domanda che si fecero in molti fu: perché mai i tre giovani avrebbero dovuto inventarsi quella storia? Per un desiderio di ottenere popolarità? Per soldi? Cosa li aveva spinti a mentire? La possibile risposta venne fornita da un famoso ufologo francese, Jacques Vallée, e quello che disse di aver scoperto è forse ancora più scioccante della storia raccontata dai tre ragazzi. Jacques era sempre stato convinto che i tre nascondessero ancora qualcosa e che ci fosse una ragione ben precisa per cui tutta la vicenda fosse stata orchestrata. Un giorno ricevette una chiamata da parte di un certo signor D. L'uomo disse di non voler rivelare la sua identità, ma di lavorare a stretto contatto con il governo francese. La sua intenzione era quella di raccontare tutta la verità sul caso Fontaine, con la condizione di rimanere anonimo. Quello che disse a Vallée lo lasciò a bocca aperta. Il caso di Frank Fontaine non è stato altro che un esperimento sociale, organizzato dal governo francese, desideroso di studiare la reazione della popolazione di fronte al fenomeno UFO. Allo stesso tempo, l'intenzione era quella di screditare gli avvistamenti e le testimonianze di persone che affermavano di aver avuto un contatto del terzo tipo. Ma ci sarebbe stata un'altra ragione. Alla fine degli anni 70, il presidente francese Valéry Giscard d'Estaing si era reso protagonista di un grande scandalo. La popolazione era venuta a sapere che aveva accettato dei diamanti che il dittatore africano Bokassa gli aveva offerto come segno d'amicizia. Bokassa era un personaggio terribile, un signore della guerra, e aver accettato quel regalo, oltre ad aver offerto aiuti economici e militari al dittatore, stava mettendo in pericolo il suo posto di presidente. La vicenda di Fontaine doveva servire per sviare l'attenzione di una società sempre più preoccupata dal comportamento del proprio principale rappresentante. Quindi sarebbe stato il governo ad inventarsi il tutto e a convincere i tre ragazzi a partecipare all'inganno. Ma è chiaro che la telefonata di una persona sconosciuta non può rappresentare una prova affidabile e che quindi la storia di Fontaine rimane avvolta nel mistero. Ancora oggi, qualcuno ipotizza che il rapimento possa essere stato reale e che Prevost venne costretto a mentire nel momento in cui confessò di essersi inventato tutto. I suoi amici non vollero più pronunciarsi a riguardo, forse per paura? E per ultimo, esiste la possibilità che si sia trattato davvero di una sorta di scherzo che ha sfuggito al controllo dei suoi ideatori. Personalmente ho dei forti dubbi sul fatto che quello di Fontaine sia stato un vero rapimento alieno, ma l'ipotesi della cospirazione governativa la vedo più credibile. Ma tu cosa ne pensi? Qual è la verità dietro la vicenda di Fontaine? Si è trattato di un vero rapimento alieno? Di una farsa? O c'è davvero lo zampino del governo francese? Fammelo sapere in un commento. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like o condividilo con i tuoi amici. Un saluto e al prossimo video dell'Inspiegabile.